Eccomi, sono ancora in viaggio, non sto per andare a rapinare una banca, quindi state tranquilli, non sto per fare una rapina. Dove mi troverò in questo momento? Prima di scoprirlo facciamo un piccolo passo indietro. Buongiorno, 23 aprile 2018, mi trovo nel Terminal 1 di Milano Malpensa, hanno appena chiamato, quindi sto per andare ad imbarcarmi. Dopo quasi 10 anni volerò nuovamente con la compagnia di bandiera del mio paese, la Swiss, quindi Hop Swiss. Prima destinazione Zurigo, dopodiché 10 ore di volo mi porteranno alla destinazione finale. La maschera che indossavo nel video precedente sicuramente vi ha dato un'ottima idea di dove andrò appunto come destinazione finale, quale sarà il paese che sto per visitare. Ci vediamo a Zurigo. Viaggiando sulla Sky Metro tra un blocco di gates e l'altro senti musica alpina, muggiti di mucche e campanacci, ed è qui che ti rendi conto che ami davvero la Svizzera. Svizzera, ti amo! Tra parentesi, sono riuscito a prendere il posto sull'uscita di emergenza ed è praticamente come volare in business class al prezzo dell'economica. Favoloso! 10 ore come un pascià, come un signore. Do il benvenuto ufficiale a Pechino, capitale della Cina, paese grande quanto l'Europa, con oltre 1.300.000.000 di abitanti. 7 saranno le destinazioni che vado a toccare. Parliamo brevemente del mio viaggio. Primi giorni a Pechino, poi treno notturno verso Datung, tornerò di nuovo col treno notturno, volerò su Xi'an per andare a vedere appunto l'esercito di terracotta, poi mi sposterò a Chengdu, nella regione dello Sichuan, scenderò nello Yunnan a Kunming, poi volerò verso Guilin, centro-sud, e terminerò il mio giro a Shanghai. La maschera che indossavo prima mi servirà per evitare che i miei polmoni vengano stuprati dalla buonissima aria che si respira da queste parti. La userò però penso solo in città, perché poi quando sarò fuori, visto che non è proprio il massimo della vita, la toglierò. Ora, prima cosa, vado in stazione a recuperare i biglietti del treno, perché avrò 3 treni da prendere durante il viaggio e li voglio recuperare già subito. Dopodiché aspetto la mia stanza. Ed eccomi nella stanza del Howard Johnson Paragon Hotel di Beijing, che mi ospiterà per le prossime notti. Ho recuperato alla stazione qui di fronte i biglietti del treno, i 3 biglietti che mi occorreranno durante questo viaggio. Quindi questi ci sono, ce li abbiamo e siamo tranquilli. Domani visita la Grande Muraglia, la sezione Mutianyu, e il giorno successivo la visita della città. Oggi relax. Buongiorno, 25 aprile. Sveglia alle 5.35, questo è il motivo della mia faccia un po' sconvolta. Si parte alle 6.35 per la muraglia, appunto la sezione Mutianyu. È a una settantina di chilometri dal centro di Pechino e non anticipo nulla perché appunto penso che poi le immagini che vedremo saranno assolutamente più che esaustive. Si va! Sulla strada per la sezione della muraglia chiamata Mutianyu ci siamo fermati alle tombe della dinastia Ming, do qualche dettaglio. Qui ci sono 13 tombe dei 13 imperatori della dinastia. La dinastia Ming è iniziata nel 1368 ed è terminata nel 1644. Questo luogo di più o meno 80 km quadrati era chiuso fra 5 montagne, tra cui la montagna del drago e la montagna della tigre. 5 sono gli elementi della tradizione cinese, quindi abbiamo oro, fuoco, acqua, terra e legno. Qui davanti c'è quella che si chiama la via sacra, che porta appunto alle 13 tombe ed è più o meno lunga 1,5 km. Il cartello indica appunto l'inizio della via sacra, come ho appena detto, e è iscritta questa zona nel patrimonio dell'UNESCO nel 2003, 3 luglio 2003.
Ci sono quattro religioni riconosciute legalmente in Cina. Per legalmente intendo il poter partecipare appunto alle varie manifestazioni. Queste quattro religioni sono, per numero di credenti, il buddismo, poi abbiamo il cristianesimo, seguita poi dal Dao e l'Islam. Empire in China established, then our emperor got the elephant for celebration from the king. Come avete visto, ci sono molte coppie di animali lungo il percorso, tra cui cammelli, cavalli, elefanti, ciascuno con un significato ben preciso. Il cammello, per esempio, venendo dal deserto che si trova a 2000 km dalla città di Pechino, voleva portare chiaramente fortuna affinché il regno del tempo si espandesse fino ai confini del deserto. Questo, invece, alle mie spalle, rappresenta un richiamo all'avere comunque dei discendenti maschi, anche perché in Cina, per ereditare il nome della famiglia, il discendente deve essere maschio, le femmine non possono ereditare il nome familiare. Scusatemi di questo, veramente non ho capito bene il nome, però ve lo inquadro così lo vedete bene. Ho chiesto qualche informazione riguardo al blocco di Google, Facebook, e altre applicazioni. E la guida mi ha detto: voi siete troppo liberi. Noi siamo liberi, però voi siete troppo liberi. E per esempio su Google si possono guardare film a sfondo sessuale, e questo causa un aumento dei crimini a sfondo sessuale, quindi violenza sulle donne piuttosto che abusi, eccetera. E il governo non vuole questo. Quindi ho detto: scusa, allora voi avete bloccato Google solo perché... Quindi non succedono da voi, fa no, succedono però meno. Il meno rispetto a cosa mi piacerebbe capirlo, però vabbè. Comunque mi ha detto che loro si sentono liberi. Prostituzione illegale, quindi se tu vai con una donna senza pagare va benissimo, però se paghi, prigione. Se porti dei film a sfondo sessuale e li regali qui in Cina, cosa che chiaramente la prima cosa che ti viene in mente di fare quando vieni in Cina è portare giù DVD a tutto spiano, e li regali senza far pagare, nessun problema, ma se ne vendi anche solo uno, prigione. Bene, sono arrivato ai piedi della Grande Muraglia. Questa sezione è stata costruita nel 1404. Soltanto il 10% è stato oggetto di rinnovamento, il 90% è ancora la struttura originale. Per arrivare in cima hanno costruito una piccola funivia che adesso utilizzeremo, anche perché la salita richiederebbe diverse ore di cammino. E una volta su la vista sarà sicuramente molto molto bella. Siamo quasi arrivati in cima con la seggiovia, questo è il biglietto che ci hanno consegnato, comprende anche il ritorno in taboga, questo scivolo veloce che è proprio sotto di me in questo momento, una cosa esageratamente turistica ma se vogliamo anche divertente. La muraglia è proprio qua sopra e la zona circostante è tutta composta per oltre il 90% da boschi e foreste, quindi comunque molto naturale. La vista lassù, come dicevo poco fa, sarà veramente bella. Insomma, cambio posto, cambio paese, ma una tonnellata e mezza di scale non me le faccio mai mancare. Saliamo verso la torre di guardia numero 5, questa è la strada che porterà appunto lì. E poi ci sarà il ritorno per la stessa strada, anche perché altrimenti, come ha detto la guida, non dite mai sulla muraglia vai avanti, altrimenti si arriva in Mongolia. È bello perché dopo i primi gradini, che erano alti come cracker, adesso arrivano i gradoni dove ti servono scarponi chiodati e bicozza per salire. Ma noi siamo forti, ormai siamo collaudati. Insomma, se facessi una vacanza senza scale mi annoierei. Perché marcele mancare? Dopo il Vietnam, il Laos e la Cambogia dell'ottobre scorso, siamo in Cina, ma la musica non è cambiata. Avevo promesso una vista spettacolare, penso che parli da sola. Non sono stanco, per la cronaca, nel senso solo il fiato un po' così, perché c'è l'altitudine. No, niente, ok, sono un po' stanco. Questa parte della muraglia è molto meno trafficata rispetto ad altre sezioni e soprattutto ci sono meno cinesi che vengono a visitarla. Il motivo è abbastanza semplice:
Mao Zedong, loro leader appunto deceduto nel 1976, è andato in visita ad altre parti della muraglia. Questa parte invece è stata più visitata da anche celebrità occidentali, Obama per esempio, e quindi si vedono meno cinesi e più turisti occidentali. Ed eccoci sul tipico scivolo cinese, a Boga. Dopo l'emozionante camminata sulla muraglia, stiamo discendendo verso il parcheggio. Ora, come si dice in latino, speriamo che non mi inculi nessuno, se no mi spacca praticamente la spina dorsale. Approfitto per un ringraziamento. Una gentile ragazza in palestra mi ha scritto questo biglietto, che praticamente significa sono intollerante al sesamo. Infatti per questa mia, non si è ancora capito bene, allergia, intolleranza, eccetera, devo girare con questo bigliettino perché ogni volta che metto in bocca qualcosa rischio di star male. E voi direte, hai scelto bene andare in Cina, giustamente, visto che mettono il sesamo anche nell'acqua naturale che bevono. Lo so, mi piacciono le sfide, sono una persona coraggiosa. 200 metri all'arrivo, ragazzi, sprint finale. Siamo in zona medaglia. Qui siamo in zona medaglia. Ultime curve a velocità supersonica. Oggi, 26 aprile, mi vedete indossare la maschera perché siamo appunto nel centro di Pechino. Oggi visiteremo alcuni monumenti importanti, tra cui la Forbidden City, la città proibita, dove ha vissuto l'imperatore fino al 1927, famoso il film L'ultimo imperatore. Da allora viene praticamente conservata come luogo storico, ma non ci vive più nessuno. Vedremo anche il Summer Palace e vedremo anche il Temple of Heaven, letteralmente il Tempio del Paradiso. Stasera mi aspetta il treno notturno che mi porterà a Datung, che si trova a nord-ovest di Pechino. Il treno sarà alle 23:30, quindi c'è tutto il tempo per prepararsi. Adesso stiamo camminando accanto alle mura della Forbidden City, che vedete qui alle mie spalle. Fra un attimo entriamo. Come vedete, ci sono solo un paio di amici intimi. Cerchiamo di non perderci. Il palazzo è stato costruito 600 anni fa. I leoni posti all'ingresso sono un simbolo buddista e servivano a proteggere da intrusi o comunque esseri maligni, quindi a guardia dell'entrata del palazzo. Non è raro vederli anche, per esempio, sulla piazza Tiananmen. Tolgo un attimo la maschera così potete vedere il mio bel faccino. Dopo la rimetto per evitare violenza gratuita sui polmoni. La parte centrale è composta da edifici il cui accesso era consentito solo all'imperatore o persone di grado elevato, mentre gli edifici sui lati erano sale d'attesa per chi voleva incontrare l'imperatore, chiaramente non aveva accesso diretto alla parte centrale, o lavoratori in generale. Questo è l'Inner Palace, quindi il palazzo più interno. L'edificio alle mie spalle è dove dormiva l'imperatore, mentre la parte est e la parte ovest erano destinate alle concubine. Le concubine venivano cambiate ogni 3 anni. Hai capito, l'imperatore? Mannaggia lui. Il Temple of Heaven, letteralmente Tempio del Paradiso, non ha nulla a che vedere col paradiso cristiano in quanto è di stampo buddista. Si intende più Tempio del Cielo. L'edificio che vedete alle mie spalle era usato una volta l'anno dall'imperatore, fino al 1911, quando ha perso il potere l'ultimo appunto imperatore, per fare un sacrificio, una cerimonia per richiedere il bel tempo. Questa pratica appunto oggi non viene più utilizzata e in questa zona, il cui parco comunque è molto grande, viene usata da persone anziane o in pensione anche per fare pratica di Tai Chi o Kung Fu. Una bella zuppa di noodle come pranzo di oggi in un ristorante locale che inquadriamo in questo momento. Trovo ancora a Pechino, stiamo andando verso il Summer Palace. Una cosa che ho notato che mi ha fatto molto piacere è che la città è pulita. La guida ci ha detto che negli ultimi 10 anni si è molto sviluppata ed è cambiata. Per strada, diciamo, sia nelle zone centrali ma anche in quelle un po' più fuori, la pulizia è veramente alta. Non vorrei dire, ma quasi al pari degli standard europei, fatte certe eccezioni.
Reso conto della situazione, siamo sulla barca che ci sta portando al Summer Palace. Allora, fa un caldo maiale, proprio caldo maiale per dirla tutta. La tipa cinese ha raccontato tutta la storia in cinese, quindi immaginatevi che pappardella, e c'ho un cinese dietro che sta tossendo l'anima praticamente addosso a me senza mettere la mano, come vedete in questo momento. Che ambiente idilliaco. Ed eccomi al Summer Palace. La moglie del defunto imperatore dell'epoca, chiamata poi Lady Dragon perché era una donna molto forte, parliamo del 1800, ha fatto costruire questo palazzo, chiamato poi Summer Palace, perché lei più o meno verso questo periodo, quindi inizio maggio, si recava qui e lavorava, se vogliamo dire lavorava, da qui per tutta l'estate. Nel frattempo la mia mascherina è diventata da maschera di protezione a protezione per il sole, visto che mi sono brasato il retro del collo. Questo ponte ha 17 archi, perché contando da sinistra a destra o da destra a sinistra, quello centrale è sempre il nono, il 9 è sinonimo di potere, e così aveva voluto appunto la Dragon Lady. Dopo aver fatto foto a tutto spiano con cinesi che ci hanno preso d'assalto, devo dire che le donne cinesi, ragazzi, spingono Ruzan di maledetta. Cioè, per avere i posti in fondo alla barca stavo facendo un carpiato nel lago, senza guardarti in faccia, via, proprio botte, gomitate, grandiose. E per chiudere questa giornata non poteva mancare la piazza Tiananmen, letteralmente la porta della pace celeste. Dall'altra parte della strada svetta la fotografia di Mao Zedong, da questa parte invece il suo mausoleo, dove il corpo è ancora conservato, almeno quello che ne rimane. Questa piazza è stato teatro di un evento storico molto importante, che è poi stato immortalato ed è passato alla storia con una fotografia veramente molto speciale di questo uomo, ragazzo, che affronta diversi carri armati con due sacchetti bianchi in mano, quindi senza armi, disarmato. Eccola qui. La cosa che mi ha colpito riguardo a questo luogo e agli eventi appunto successi è che la guida non ne ha voluto parlare, dice che non lo ha studiato e nei libri non viene menzionato. Ora mi avvio verso la camera, preparo le cose e poi mi dirigo verso la stazione per appunto il treno notturno che mi porterà in poco più di 6 ore a Datung. Mi trovo nella stazione centrale di Pechino, ho passato i controlli di sicurezza molto rigidi in due fasi ed è stato veramente eccitante mischiarsi a centinaia di asiatici o cinesi, perché di occidentali non si vede veramente l'ombra, per partire e imbarcarsi appunto in questo viaggio abbastanza ignoto per il momento. Questo è l'atrio principale, sul pannello è indicata la sala d'attesa dove bisogna recarsi prima che il treno sia pronto appunto per accogliere i passeggeri. Adesso vado a cercare il mio treno, ho la cuccetta assegnata, letto morbido per l'andata, letto duro per il ritorno. Sul letto duro ho ancora qualche dubbio, ma ci lasceremo sorprendere domani sera. La sicurezza è enorme, sono le 10:30 di sera e la stazione è gremita. La mia stanza d'attesa è la numero 8, ci sono 8 stanze di attesa. Non c'è un posto a sedere, adesso vediamo. Faccio la ripresa più o meno che ho fatto sul treno in Vietnam. Ce l'abbiamo fatta. È carina, solo 4 lettini, non 6 come in Vietnam. Io ho il lettino upper. Scelgo io, destra o sinistra. Buonanotte, ci rivediamo domani direttamente a Datung. Buenos dias, buenos dias. Siamo quasi in arrivo a Datung. Ho dormito, se dormito si può dire, con una famiglia cinese. Al di là che non abbiamo potuto fare grande conversazione, avevano un bambino piccolo. Ho detto, ma che bello, sembrano tutti tranquilli, si farà una bella dormita tutti assieme. Il bambino a intervalli regolari piangeva in modo particolarmente acuto e sono passato dal voler dare a lui cianuro al voler cifolare tutti loro fuori dal finestrino. Va bene, speriamo nel ritorno, che al di là di avere l'hard bed, l'hard sleeper, quindi il letto duro ancora sconosciuto, spero di poter dormire un attimino meglio.
Dopo quasi 2 ore di strada sono arrivato a una delle attrazioni che più mi interessavano. È completamente fuori mano perché non viene proposto dalle agenzie come tour classico. È il tempio sospeso sulla montagna, il suo nome è Xuan Kung. Unisce 3 delle religioni tradizionali cinesi, buddismo, taoismo e confucianesimo, ed è stato costruito nella prima metà del primo millennio. Tantissimi studiosi si sono domandati come abbia sopportato il peso degli anni e sia ancora lì, dove è stato costruito originariamente. Adesso vado a visitarlo. Considerando che il parapetto praticamente mi arriva alle ginocchia, si avverte un leggero senso di instabilità e di vertigini, però è una figata e sono l'unico occidentale qua, con grande vanto. Mi trovo sempre nella provincia dello Shaanxi, a circa 30 minuti dalla città di Datung. Sono alle grotte Yungang. Questo complesso di grotte e templi dedicate al buddismo è stato costruito nella prima metà del primo millennio. Sono tra le grotte più famose di tutta la Cina, fra le 3 più famose di tutta la Cina, contengono fino a 51.000 statuette di Buddha. Sono state volute dalla dinastia Wei, che una volta terminate ha esclamato: "Wei, che belle!" Scusate, è una boiata che mi è venuta così in mente. Andiamo avanti. Sono dentro il tempio Lingyan, sempre nel complesso delle grotte Yungang. Mi hanno fatto fare tutta la procedura, quindi dopo una donazione mi hanno dato un nastrino rosso su cui ho scritto il mio nome e una candela da accendere. Sono venuto qui, l'ho attaccato assieme a centinaia di altri nastrini e adesso procedo. Ricordo che questo complesso di grotte e templi è iscritto dal 2001 al patrimonio dell'UNESCO. Dall'esterno, come avete appena visto, non si riesce minimamente a percepire la presenza di quello che vedete adesso alle mie spalle. Questa statua sarà alta almeno una decina di metri. E se quella di prima vi sembrava impressionante, date un'occhiata a questa. I complessi di grotte si susseguono uno dopo l'altro. E se pensiamo appunto che sono stati realizzati, come appena detto, 1500 anni fa, sono veramente delle opere grandiose. Sono oggetto poi chiaramente di restauro regolare, come vedete quella zona, per esempio, al momento è chiusa, non è accessibile, giustamente. Però la fattura è veramente ottima e anche il tempo sembra che non lo sentano in modo particolare. Ok, voi direte, sei in Cina, puoi vedere mille cose meravigliose, cosa ci fai in una sala giochi? Buona domanda, la risposta è qui davanti a me. Ho trovato un gioco che ho giocato in Giappone e devo assolutamente rigiocare. Questo. Il gioco consiste nel suonare il tamburo con le bacchette, o singolarmente, o entrambe, o colpendo il bordo, seguendo i disegni sullo schermo. All'aeroporto internazionale di Pechino e sto per lasciare definitivamente la capitale in direzione Xi'an. Ieri sera purtroppo non sono riuscito a riprendere il famoso hard sleeper perché la telecamera si è spenta improvvisamente per via della batteria. Adesso ho capito cosa intendessero per hard. In realtà non era hard duro, materasso, letto o quant'altro, che vabbè, al di là che è largo come uno scaffale per libri, quindi a meno che tu ti faccia largo tanto quanto un romanzo della Rowling, difficile starci e girarsi, però quello non è un problema. La signora che gestiva la carrozza, erano tutte cuccette aperte, passava avanti e indietro, al di là che si sentiva tutto nelle cuccette accanto, quindi se uno starnutiva poco più in giù tu lo sentivi, è venuta a svegliarmi perché contestava che il mio letto fosse quello di destra e non quello di sinistra, e un signore doveva appunto venire al centro nel lettino centrale. Gli ho detto: "Scusi, ma l'altro è libero." Bla 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 bla, alla fine lui si è messo lì, però intanto mi ha rotto le balle. Ci mancava che venisse a chiedermi se stessi dormendo bene e voilà, le avevamo tutte. Domani gita all'esercito di terracotta, quindi domani l'escursione principale sarà questa. Ci rivediamo direttamente a Xi'an. Un grazie alla China Eastern, che è la prima delle 3 compagnie locali che ho previsto in questo viaggio, che mi ha portato a Xi'an.
Volevo farlo domani, ma a questo punto lo faccio adesso. Ho avuto 2 ore, diciamo, di crisi importante, ma sono riuscito a sistemare tutto. Adesso ho la testa che mi fa molto male, ma meno male mi butto a letto. Allora, per farla semplice, il mio albergo non esisteva qui a Xi'an. O perlomeno c'era un indirizzo che è stato dato sulla prenotazione, ma corrispondeva a un altro albergo. Questo altro albergo sembra avesse delle pendenze in sospeso, favori in sospeso con questa Xi'an Tanner International Hotel, con la quale adesso non ha più niente a che vedere. Quindi quelli là non hanno passato loro la prenotazione e nessuno aveva una stanza per me. Chiaramente inglese qua è come cercare veramente un filone d'oro, come mettersi a scavare per strada e trovare un filone d'oro, quindi ero abbastanza in crisi. Fortunatamente, dopo aver lanciato minacce in inglese non capite, con risate varie anche delle ricezioniste che mi stavo veramente facendo incazzare, è entrata una comitiva di ragazzi francesi, ragazzini francesi, con un cinese che parlava molto bene francese. E grazie alle lingue, lo dico sempre, ragazzi, ragazze, studiate le lingue perché vi parano le chiappe. Sono riuscito a trovare un altro albergo. Ha chiamato lui in giro, ha cercato un altro albergo per me e adesso sono all'Ibis Hotel di Xi'an e domani si parte, esercito di terracotta. Sono esausto, ho avuto 2 ore di inferno. Buonanotte. Buongiorno, molto più rilassato sapendo che anche per stasera ho un albergo in cui dormire. Prima di andare all'esercito di terracotta ci siamo fermati al museo Bampo per vedere come si vivesse in Cina 6.000 anni fa. Ci sono state 13 dinastie nella storia della Cina, la prima è iniziata 2.000 anni prima della nascita di Cristo. Questo invece, come detto, è molto più antico e risale a 4.000 anni prima della nascita di Cristo. Adesso ci addentriamo nel museo e diamo un'occhiata. Il museo è diviso in 3 sezioni principali. La prima relativa alla vita quotidiana, la seconda relativa alla creazione di oggettistica e la terza relativa alla sepoltura. Qui vediamo esempi di abitazioni e siamo ancora nella prima sezione. Questo è un esempio di come venissero sepolti. C'è del vasellame assieme a loro, questo perché c'era l'idea che anche da dopo morti potessero continuare a fare quello che facevano in vita. E tutte le teste puntano verso ovest, come si vede da questa mappa, con le varie tombe che sono state scavate, in quanto secondo la tradizione ovest è il paradiso, quindi loro dopo morti andavano verso il paradiso. Siamo arrivati all'esercito di terracotta e come vedete qui attorno non interessa quasi a nessuno, solo 2 intimi. Ci sarà un mondo e mezzo qui dentro. Cercheremo di fare le riprese migliori possibili, in modo che anche voi godiate di questo spettacolo. Le statue che stiamo per vedere sono state costruite sotto la dinastia Qin, che si scrive Q-I-N. Nonostante sia stata brevissima, soltanto 19 anni, padre e figlio, dal 221 al 202 a.C., è stata da sempre considerata la più importante in quanto l'imperatore dell'epoca ha riunificato la Cina, prima divisa in 7 parti distinte, ha creato un paese unico. La tomba dell'imperatore si trova più avanti, se vedete le statue guardano tutte nell'alta direzione, come a essere appunto a difesa della sua tomba. Per volerlo appunto proteggere, sono state da lui volute per poterlo servire e seguire anche dopo la sua morte. Si conta che tra i 3 padiglioni ce ne siano circa 8.000. Il nome dell'imperatore era Yan Jin. Le statue sono state scoperte nel 1974 ed erano completamente distrutte, anche in centinaia di pezzi per via del lungo tempo passato sottoterra. Dopo un gran lavoro di restauro sono state rimesse praticamente a nuovo nello stato in cui le vediamo adesso. Mi trovo nel centro di Xi'an, su una delle vie principali, quella che vedete alle mie spalle è la Bell Tower, la torre della campana. Si trova al centro di questa grande rotonda.
Adesso vado a visitarla. Ho preso il biglietto combinato per la Bell Tower e la Drum Tower, che è qui vicino. Questo edificio è di 36 metri, è stato costruito sotto la dinastia Ming nel 1384. Dal 1949 ad oggi ha subito forti rinnovamenti e il nome, come detto, è dato dalla grossa campana che era appesa nell'edificio. Fra un attimo ve la faccio vedere. La Drum Tower si trova proprio là in fondo, potete vederla. Fra un attimo la raggiungo. Alle mie spalle la Drum Tower, costruita 4 anni prima rispetto alla Bell Tower, è alta 34 metri, chiaramente sempre sotto la dinastia Ming. Il nome viene dato da un grosso tamburo che era al suo interno e veniva utilizzato per tenere il tempo. Il grosso tamburo alle mie spalle pesa 1800 kg ed è stato costruito nel 1996. È entrato nel Guinness World Record l'anno successivo come tamburo più grande mai costruito. Non è chiaramente appunto quello che esisteva qui ai tempi, che poi ha dato il nome alla Drum Tower. Vi do il benvenuto nella stazione nord di Xi'an. Sto per salire su un treno ad alta velocità che in poco meno di 4 ore mi porterà alla prossima meta, Chengdu, nella regione dello Sichuan. Ci vediamo sul treno. Cazzo ragazzi, c'è un odore di mangiare qui che è incredibile. Miam miam.